Domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15, si vota per eleggere il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale del Veneto. Puoi votare se sei maggiorenne e sei iscritto nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione. Per votare devi recarti al seggio portando con te un documento d'identità valido e la tessera elettorale. Se non hai la tessera o l'hai smarrita, puoi richiederla all'ufficio elettorale del tuo comune di residenza. Come si vota? Nella scheda elettorale troverai i nomi dei candidati presidente con a fianco il proprio contrassegno e sulla sinistra le liste che lo sostengono con i rispettivi contrassegni. Le liste che appoggiano ciascun candidato presidente costituiscono una coalizione. Puoi votare solo per un candidato presidente, tracciando un segno sul nome e/o sul contrassegno a fianco del nome. In questo caso, il voto si intende espresso anche a favore della coalizione collegata, composta da tutte le liste che appoggiano quel candidato presidente. Puoi votare per un candidato presidente, tracciando un segno sul nome e/o sul contrassegno di tale candidato e una lista a lui collegata. Puoi anche esercitare il voto disgiunto, cioè votare per un candidato presidente e per una lista a lui non collegata, tracciando un segno sui simboli corrispondenti. Puoi votare solo per una lista, tracciando un segno sul simbolo corrispondente. In questo caso, il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente collegato a quella lista. Puoi esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati a consigliere, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome sulle righe accanto alla lista. Puoi votare anche solo una preferenza, senza indicare la lista o il candidato presidente. In tal caso, il voto è assegnato al candidato, alla lista a cui appartiene il candidato e al candidato presidente collegato a tale lista. In caso di espressione di una sola preferenza, in uno spazio diverso da quello della lista di appartenenza, il voto è comunque valido. In tal caso, il voto è assegnato al candidato, alla lista a cui appartiene il candidato e al candidato presidente collegato a tale lista. Se esprimi due preferenze, i candidati devono appartenere alla stessa lista e devono essere di sesso diverso. Se i candidati sono dello stesso sesso, la seconda preferenza sarà annullata. Il candidato presidente che otterrà il maggior numero di voti sarà eletto presidente. Insieme al presidente della giunta regionale entreranno nel consiglio regionale 49 consiglieri e il candidato presidente che è arrivato secondo per numero di voti validi. Domenica 20 e lunedì 21 si vota per le elezioni regionali. Per maggiori informazioni consulta il sito elezioni.regione.veneto.it.